Sentiamo subito il commento a caldo di Stefano Fassina subito dopo la direzione del Partito Democratico che si è tenuta lunedì. Beh, è stato, diciamo, chiarito che si un punto che avevamo, sul quale avevamo insistito, che si riducono i contratti precari, anche se la dizione è molto debole. È stato chiarito che ci saranno risorse aggiuntive per gli ammortizzatori sociali e questo era un punto che avevamo proposto. Per quanto riguarda invece il licenziamento e la possibilità per il lavoratore o la lavoratrice di essere reintegrato in caso di ingiustificato motivo, su quello rimane una posizione diversa e quindi complessivamente la soluzione per noi non va ancora bene. E nella discussione nessuno è stato in grado di spiegare perché per dare qualche diritto in più e dare gli ammortizzatori sociali ai precari bisogna poter licenziare un lavoratore senza giustificato motivo. A questa domanda non vi è stata risposta, quindi per quanto mi riguarda rimane un impianto di politica economica che non funziona, perché l'intervento sul licenziamento serve a indebolire ancora di più i lavoratori e le lavoratrici, a ridurre le retribuzioni e a praticare quella svalutazione del lavoro in alternativa alla svalutazione della moneta che non si può più fare. Ed è un impianto che oltre ad essere iniquo non funziona e quindi continueremo con gli emendamenti domani al Senato, continueremo il tentativo di correggere una linea che così non va. Ecco, Davide Ricca, iniziamo da questo passaggio, dalle voci discordanti all'interno del Partito Democratico, dalla vittoria, tra virgolette, di Renzi di lunedì sera, ma comunque il dissenso esiste. Adesso abbiamo sentito uno degli esponenti delle varie fronde. E che esponente, che poi dice, abbiamo un pezzo ci piace di quello che avete scritto alla fine nell'impegno finale della direzione, però noi comunque abbiamo votato contro. Ma il problema più grosso è, noi abbiamo un partito che ha preso il 40% alle ultime elezioni. In un partito del 40% è evidente che ci siano posizioni diverse, soprattutto sul tema che definiremmo il core business del Partito Democratico, che è il tema del lavoro. Quello che a me spiace è che, mentre a qualcuno nel 2012 venne ricordato che in un partito grande c'è una cosa che si chiama principio di maggioranza, e che una volta definita la posizione del partito all'interno della direzione, che è l'organismo massimo all'interno del quale noi definiamo quali posizioni prendere in Parlamento, questa cosa nel 2014 sembra non avvenire. E Fassina alla fine del suo intervento dice: noi comunque in Parlamento continueremo con gli emendamenti, continueremo la nostra battaglia.